Dunque, siamo qui tutte insieme in un clima che mi sembra molto bello, di gioia, di sperimentazione, di allegria, in un posto che è stato un posto di grande creatività e lo è ancora, ma è nato nel 1908, fondato da una donna straordinaria che era Alice Algarten. Era un'ebraica newyorkese che arrivò in Italia e incontrò il grande amore della sua vita, il barone Leopoldo Franchetti, che la portò a Città di Castello, dove fondarono insieme le prime scuole rurali d'Italia. Per i bambini dei contadini ovviamente c'era un grande analfabetismo e Alice teneva moltissimo all'emancipazione delle donne in particolare, ma in genere anche dei suoi contadini. Dopo aver fondato queste scuole nel 1901 e 1902 fondò questo laboratorio dove adesso siamo, che è un laboratorio tessile, in cui però non soltanto si lavorava telaio, ma anche si facevano merletti, si ricamava, negli anni 20-30 c'è stata anche una sartoria e comunque tutto sempre all'insegna di una grande armonia e di una grande creatività. Tra l'altro in questo laboratorio c'era una cosa straordinaria, cioè un orario che oggi chiameremmo flessibile. Le donne andavano a casa presto, almeno a mezzogiorno, perché dovevano comunque accudire la famiglia, fare il pranzo e si potevano tenere i bambini accanto, sia quelli piccolissimi nella culla vicino al telaio, e tra l'altro il rumore della cassa battente del telaio li addormentava, sia era stato, diciamo, realizzato ad Alice anche un piccolo asilo nido, che è stata la prima volta che un'azienda in Italia ha avuto questo. L'altra cosa importante che lei ha fondato in queste mura, fra queste mura, è stato un piccolo doposcuola per le ragazze e per i ragazzi. Tra l'altro scriveva anche delle lettere meravigliose di una grande spiritualità. Dobbiamo far sì che la luce interna diventi sempre più chiara e forte, da non potersi più nascondere dentro il cuore. Essa ne deve uscire visibilmente agli occhi di tutti e farsi vedere come sacra fiamma che dà colore e luce anche agli altri. In questo laboratorio soprattutto si privilegiavano donne che ovviamente non avevano lavoro e soprattutto le ragazze madri, cioè una cosa che per il 1908 mi sembra straordinaria. Alice qui ha fatto venire delle pedagogiste americane, inglesi, francesi, tedesche. Qui ha insegnato per la prima volta il suo metodo Maria Montessori. Qui è venuta Felicitas Buchner, che è stata qui anche un certo tempo, che è una grande femminista tedesca, pedagogista e femminista tedesca. Qui praticamente, anche se non c'è mai stata perché era molto anziana, ma l'ispiratrice, un po', diciamo, la fiaccola lontana di questo posto era anche Malvida Rivalier von Meisenburg, che è stata la prima femminista europea, amica di Mazzini. Tutto questo amore che lei qui ha lasciato e che ha fatto vivere qui alle persone che negli anni poi sono state tessitrici qui dentro, secondo me ancora si sente. E l'altra cosa, diciamo, che qui secondo me aleggia, che si sente in questo luogo, è comunque sempre questa anche creatività più vasta del femminile. Questo per queste donne era l'unico modo di esprimere una creatività, perché queste erano persone che venivano dalle campagne, erano contadine, e penso chissà questo come avrà cambiato il loro senso della vita. E Alice, proprio per facilitare questo apprendimento del bello e dell'arte, fece comprare una collezione di tessuti antichi perché le persone potessero, lavorando qui, apprendere con gli occhi. Scriveva a queste donne: lavorate tranquille e felici, come si muovono le stelle, senza furia, ma senza stare ferme mai, proseguendo il loro cammino secondo la grande legge, e Dio vi benedica.